preparazione di questo torneo con voci di mercato, che ovviamente è il periodo questo, quindi insomma preparare una partita è sempre difficile, prepararla bene in questa situazione ambientale potrebbe essere anche un po' di più. Ma noi abbiamo avuto qualche problema, ma non sotto questo punto di vista. Noi stiamo facendo il nostro lavoro, stiamo portando avanti il nostro lavoro. Altre cose mi interessano poco. So che c'è Mignemi che come sempre farà un bel lavoro, farà quel lavoro sempre che porta gente interessante qua a Gubbio, no? Perché bisogna anche riconoscere il lavoro che sta facendo lui insieme a Pannacci, alla società, perciò noi dobbiamo essere contenti, no? Poi la squadra si sta allenando bene, io spero che continuino a fare quello che hanno fatto per più di un'ora a Rimini, con più attenzione su alcune cose, dove abbiamo fatto anche degli sbagli che ci potevano stare cari. Il Pinetti è una squadra che gioca con grande velocità, c'è entusiasmo, voglio dire, sta facendo un campionato con oltre ogni più rosea aspettativa. È uno dei classici antagonisti che vanno presi per quelle molle. Ma la squadra, se uno davanti c'ha Volpicello, Shakir, Gambale, poi c'è quell'altro ragazzo di colore che è bravo anche lui, ora mi viene il nome, ma che a volte giocano, poi a volte giocano 3-5-2, a volte si mettono 3-4-1-2, a volte hanno giocato anche a specchio sui moduli tipo 4-3-1-2. Cioè una squadra che è stata costruita per poter fare un campionato, per salvarsi e per arrivare anche più su. Hanno entusiasmo, hanno motivazioni, sfruttano benissimo il loro campo, perciò noi dobbiamo fare una grande partita se vogliamo uscire con qualcosa di positivo. L'hai già detto, si allenerà bene, però hai avuto qualche problema. Com'è la situazione oggi, i polsi della squadra? Ma oggi ha fatto il nostro allenamento, abbiamo iniziato a preparare le cose perché finalmente eravamo un pochino di più, abbiamo potuto lavorare per quello che potevamo fare, però l'ho visto bene, infatti alla fine gli ho fatto anche complimenti. E che cosa hai visto bene? Che cosa ti è piaciuto? E che te lo venga a dire a te. No, io lo chiedo, lo rispondo. No, dai, Euro, come faccio? Vabbè, ho visto le cose che dovevamo fare, le abbiamo fatte a buon livello, con velocità, Ora a parte gli scherzi, abbiamo fatto secondo me l'uscita e queste cose qui, siamo stati bravi, infatti gliel'ho detto anche ai ragazzi, onestamente. E hai già introdotto un argomento, una domanda che ti avevi detto, quella degli elementi, no? La squadra, Pinetti è una squadra che gioca un buon calcio, ha davanti ottimi elementi che tu hai citato, ecco, sarà una prova di grande attenzione da parte del Gubbio, di tutta la squadra, non tanto della difesa. No, ma non è la squadra è fatta per primo, chi deve difendere sono gli attaccanti, è sempre il luogo comune, no? Tutti gli allenatori diranno sempre le solite cose, ora mi ci metto anch'io, diventa banale. Bisogna iniziare a difendersi dagli attaccanti, pressare, farli giocare male. Sono sempre le solite cose che avrei sentito un milione di volte. Io dico che noi stiamo facendo un percorso che abbiamo iniziato con il Rimini e lo stiamo portando avanti. Dobbiamo migliorarci giorno per giorno, che ne abbiamo le possibilità per poter fare ancora meglio, molto meglio. E poi vediamo. La carriera è quella che le tue squadre hanno nell'aggressività, nell'attenzione, nel mordere l'avversario. Una delle peculiarità migliori, l'altra è quella di sapersi adattare anche all'avversario che si ha di fronte, non è che uno va avanti col paraocchi e sa giocare solo così. No, una delle tue ultime affermazioni è stata quella che dopo di me giocheremo sempre così, perché finalmente hai trovato una cosa che... No, ma io non è, io è tanto che pensavo di fare una partita con determinati elementi, poi per una serie di motivi non abbiamo mai potuto farlo. L'abbiamo fatta, secondo me abbiamo fatto anche la partita che dovevamo fare,
E ora dobbiamo lavorare per migliorarci, perché non è che ti regalano in un momento così, no, dici vabbè, adesso siamo a posto. Non è così. Devi lavorare ripetutamente su certe cose e portarle avanti. Però è un vantaggio per un allenatore che può pigiare l'acceleratore sapendo che la macchina adesso sta No, andando. ma io non, della macchina, sai, la macchina noi, secondo me, quando siamo tutti abbiamo una buona macchina. Poi è chiaro che dobbiamo trovarla per determinate cose, perché non avendole mai fatte e facendole da una settimana, io penso che possiamo migliorare molto. Solo due domande, mister. La Prego. prima, poi l'avrei voluta fare dopo Rimini, ma quanto ha pesato positivamente il ritorno di Chierico in questo ritrovato? E poi se Spina è pienamente disponibile. Allora, Chierico è un ragazzo che per me in una squadra come la nostra è importante, perché è uno dei pochi che gioca in verticale, che sa giocare in Sì, sono verticale d'accordo. perché vede cose che forse qualcun altro, o perché la tocca di più, o perché ritarda, perché gli piglia. Però è uno dei pochi che secondo me vede le giocate in verticale. È utile, concreto, corre, contrasta. È un ragazzo che mi permette, avendo noi l'obbligo di far giocare gli under per le cose nostre, è un ragazzo che ti dà tranquillità. Il signor Under. Sì, un signore, secondo me è un giocatore che può fare tranquillamente la categoria di sopra. Basta che se lo metta in testa, basta che si sacrifichi e che la smetta di fare. Deve fare l'uomo ora, perché ha dimostrato che è un giocatore forte, almeno qui a Gubbio ha dimostrato che è forte e deve continuare. Spina è recuperato, vediamo se farlo partire dall'inizio o a partita in corso, anche perché ne abbiamo tre di partite in una settimana. Vedremo anche di fare qualche altro cambio in modo da poterci arrivare sempre meglio alle partite. Vediamo. Infatti la tua domanda era quanto condiziona il fatto che dopo 2 settimane torna in campo, ma sono tre Ma partite in una settimana, quindi. però secondo me dopo una sosta come abbiamo avuto noi, anche fare tre partite non deve pesare. Abbiamo anche spezzato la sosta apposta per non ripetere gli errori dello scorso anno e speriamo di aver sbagliato il meno possibile. Speriamo di ripresentarsi con un certo spirito, una certa verve che deve contraddistinguere questa squadra. Una Tutto qui. domanda ultima sul Pineto, che cosa temi di più di quella squadra? Che sanno sfruttare benissimo il loro campo, lo sfruttano veramente bene, rientrano, sono bravi a riempire l'area avversaria, c'hanno Volpicelli, che è quello che là davanti gli dà la qualità, doppio passo, se entra dentro caccia perché ha un gran sinistro, se va fuori va sul destro e te la mette, perciò dovremmo essere bravi anche a raddoppiarlo come abbiamo fatto con la Mesta. Dipende anche da dove andrà a posizionarsi lui. E poi vediamo, insomma, d'altronde riniziamo un girone di ritorno dove tutte le squadre, come vedete, si rinforzano. Lo stiamo facendo anche noi, grazie alla società e al lavoro che stanno portando avanti i direttori. Perciò ci dobbiamo solo preparare bene e poi vedere di che pasta siamo fatti da qui alla fine. Posso così? Posso? Ok, grazie.